Fatto Economico di questa settimana apriamo con lo strano caso del contratto degli interinali, dove sono i datori di lavoro, cioè l'agenzia del lavoro, a pagare l'attività sindacale di CGIL, CISL e UIL. Poi avremo un'ampia inchiesta di Giorgio Meletti sulla Parmalat, ancora la Parmalat, e lo strano caso anche qui del duello tra i fondi di investimento americani e la francese Lactalis, accusata anche lei di aver munto l'azienda parmigiana. E racconteremo anche un'altra crisi di Roberto Colaninno, quella della Aprilia, dove si parla di chiusure e di perdite consistenti, e poi invece Mario Seminerio ci racconta di un altro spettro che sta a gira per l'Europa, un rischio forte per l'Unione Europea, che è la deflazione, quindi non solo la crisi degli spread e della moneta unica, ma anche il rischio della costante diminuzione dei prezzi. Sul Fatto Economico di questa settimana, Bill de Blasio dovrebbe essere già sicuro vincitore del voto per il sindaco di New York, la figura nuova e inedita dei democratici della più grande metropoli americana, con una famiglia multietnica e anche multigenere, una moglie lesbica fino a che non lo ha conosciuto, dei figli che hanno fatto campagna con lui, insomma il personaggio perfetto per rinfrescare l'immagine della grande mela e probabilmente di tutta l'America. In edicola col Fatto Quotidiano. C'era una volta la politica dei due fustini, chi lava meglio? Adesso invece Dick Sun costringe Dash a fare una pubblicità in cui dice: non è vero che il mio prodotto lava meglio del tuo. Insomma, da Barilla a Pomì, tutti i casi in cui lo spot fa male a chi lo fa.